Antiche sono le presenze megalitiche presenti nel territorio di Cursi e si identificano storiograficamente nei due menhir Croce di Bagnolo e Croce delle Tagliate. Il primo, come suggerisce il nome, si erge lungo la strada che conduce a Bagnolo del Salento e raggiunge l'altezza di 4,60 m. Una leggenda avvolge l'antico monumento megalitico. Infatti, secondo un'antica tradizione, in quel punto si conserva un importante tesoro che in vernacolo prende il nome di acchiatura, da acchiare, quindi trovare. Situato nelle vicinanze di alcune cave di pietra, il menhir Croce delle Tagliate è più piccolo rispetto al precedente, raggiungendo i 3,30 m di altezza. È interamente realizzato in pietra di Cursi e la sua base è formata da due lati, rispettivamente di 33 e 20 cm. Il patrimonio megalitico di Cursi si inserisce nella tradizione della civiltà megalitica salentina, anticamente attiva su buona parte del territorio costiero e dell'entroterra della provincia di Lecce.